Considerando che c'è soltanto domani come allenamento, perché poi sabato si gioca la mezza, quindi non hai manco l'allenamento, diciamo, mattutino del sabato, io credo che Kvara a questo punto non giocherà proprio. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion, oggi è giovedì, siamo nella vigilia della vigilia di Napoli-Atalanta. Parliamo un po' della notizia del momento, diciamo, perché oggi ci sono stati gli esiti dell'infortunio di Kvara e quindi ne parliamo molto velocemente in questo video che sicuramente sarà rapido e indolore. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, tanti di voi guardano i video, iscrivetevi che è gratis, attivate la campanella, like, condivisione e commenti sotto al video, ragazzi, perché così aiutate l'algoritmo a diffondere il video sul web. Detto questo, allora, è finita la pausa nazionale, sono rientrati tutti i giocatori alla base. Questa è l'ultima pausa nazionale, è stata l'ultima pausa prima dell'Europeo. E approfitto, ragazzi, per aprire una brevissima parentesi sull'Europeo. Io ne parlerò in estate su questo canale, perché ovviamente qua torniamo al discorso che vi ho fatto qualche video fa, cioè non posso stare fermo e non posso prendermi il lusso di essere inattivo sul canale per una questione poi di algoritmo, cioè devo stare sempre sul pezzo, quindi ne parlerò su questo canale. Non so onestamente ancora se parlerò a 360 gradi dell'Italia o parlerò dell'Europeo in generale, però ne parlerò in qualche maniera. Ovviamente non mancheranno in estate aggiornamenti, notizie di mercato sul Napoli, comunque sul mondo Napoli in generale, quelle ci saranno sempre, però accompagneremo il Napoli con l'Europeo, visto che si gioca quest'estate, e chissà, forse anche qualcos'altro, vedremo. Comunque quest'estate sicuramente avremo argomenti di cui parlare. Detto questo, ragazzi, parliamo della notizia del giorno. Kvara oggi ha fatto le visite, diciamo, ha fatto questo controllo per questo infortunio che ha rimediato con la Georgia l'altro ieri, nella partita, diciamo, spareggio contro la Grecia per andare all'Europeo. La Georgia ha vinto ai rigori, quindi Kvara andrà agli europei con la Georgia nella sua prima volta nella storia. Diciamo, in generale, ragazzi, Kvara in questi 2 anni, da quando è arrivato a Napoli, penso proprio, cioè, la sua vita è stata proprio stravolta. Pensavo proprio a sta cosa in questi giorni. È stata proprio stravolta la sua vita, diciamo, da calciatore, perché oggi comunque è già un simbolo, è il simbolo della Georgia, che sta comunque vivendo un periodo d'oro. C'è una generazione d'oro che sta veramente permettendo a questa nazione di fare cose importanti dal punto di vista calcistico. C'è Kvara, c'è il portiere Mamardashvili, c'è Mika Utadze, ci sono veramente dei giocatori che stanno uscendo fuori in questo momento, e quindi c'è questa generazione d'oro che ha portato la Georgia agli europei. Kvara è stato sicuramente una delle stelle, diciamo, dei protagonisti di questa cavalcata. Purtroppo nella partita decisiva è uscito per infortunio, e il dottore, diciamo, il medico della nazionale, ci aveva parlato di elongazione dell'adduttore, e poi aveva anche detto che accusava crampi in entrambi i muscoli della tibia. Questo è quello che ha detto. Beh, i crampi ci sta, fai 90 minuti, poi fai il supplementare, ci sta che accusi i crampi. Ricordiamoci poi che ci sono tutte le partite precedenti, ecco, non è che si è fatto una mini pausa prima di fare questa partita, no, hai finito di giocare col tuo club e sei andato poi a giocare in nazionale, quindi si è tutto, diciamo, sovraccaricato e si è arrivato al crampo. E poi addirittura si è parlato di elongazione dell'adduttore. E io mi ero andato a informare su questa elongazione, diciamo che era un po' il problema che ha accusato Thuram ultimamente, e lì Thuram, diciamo, che è stato fuori 10 giorni, 2 settimane, proprio nella peggiore delle ipotesi. Però oggi Kvara si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il Napoli, nel report allenamento di oggi, ci ha fatto appunto sapere l'esito di questo infortunio, e praticamente questi esami hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. Quindi il peggio, diciamo, si è evitato, è soltanto una forte contrattura.
forte contrattura che io penso lo terrà fuori dalla partita di sabato, considerando che c'è soltanto domani come allenamento, perché poi sabato si gioca la mezza, quindi non hai manco l'allenamento, diciamo, mattutino del sabato. Io credo che Kvara a questo punto non giocherà proprio sabato, non credo che verrà proprio convocato. Al massimo magari fai quella convocazione giusto per fare presenza, stai comunque col gruppo, un po' come fece Di Lorenzo qualche partita fa, ma non ricordo di preciso la partita, però potrebbe magari fare quella convocazione per fare presenza, per stare vicino al gruppo e ragazzi, ma non credo proprio che verrà convocato per giocare. Io credo che l'Atalanta se la salterà al 99%. C'è da dire comunque che anche l'Atalanta ha dei problemi, perché si parla di Koopmeiners e di De Ketelaere che potrebbero non giocare, e questa può essere una notizia importante per noi. Osimhen ha recuperato, quindi Osimhen ci sarà sicuramente sabato. Ora la domanda è: chi giocherà al posto di Kvara sabato? E ci sono, diciamo, due alternative, due opzioni per Calzona: o Lindstrom o Raspadori. Queste sono le due scelte secondo il mattino. Io credo, ragazzi, che tra i due sia in vantaggio Raspadori. Innanzitutto perché, diciamo, è una certezza maggiore rispetto all'Instrom. È un giocatore comunque che secondo me ti dà più garanzie di Lindstrom. Giocatori come Lindstrom, come Kayus, come Nathan, come vi ho detto l'altra volta, al momento diciamo che non sono molto utilizzati da Calzona, non perché li considera scarsi, ma perché lui comunque si vuole affidare a giocatori un po' più pronti e più, diciamo, certezze nel contesto Napoli. Quindi io credo che tra i due il giocatore più avanti penso sia Raspadori. Poi per il resto, ragazzi, la formazione penso che sarà la solita, perché comunque nel report allenamento, tolto Kvara, non ci sono giocatori, diciamo, indisponibili. E quindi niente, ragazzi, questo è quanto. Kvara quasi sicuramente sabato non ci sarà, ma penso che salterà solo quella partita, perché se è una contrattura credo che nel giro di una settimana si è tutto risolto, ecco. Quindi lo rivedremo sicuramente, almeno penso, lo rivedremo sicuramente settimana prossima. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti secondo voi chi sarà il giocatore che andrà a sostituire Kvara sabato. Se sarà Lindstrom, sarà Raspadori o sarà qualcun altro. Magari Calzona si inventa qualcosa sabato, non lo so. Ditemi la vostra nei commenti. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. Attivate la campanella, condividete il video, fate tutto questo perché aiutate l'algoritmo e mi aiutate a crescere. Detto questo, buon proseguimento di giornata. Noi ci vediamo domani col prepartita. Calzona non parlerà perché le conferenze stampa le hanno tolte di mezzo, però noi domani il prepartita lo facciamo. Detto questo, forza Napoli sempre. A domani.